Allora, oggi è stato votato con la fiducia, è passato il decreto salva risparmio, salva risparmiatori o salva banche, come diavolo volete chiamarlo, 20 miliardi per il sistema bancario, una buona parte, 6, 8 arriveranno, 6 credo, al Monte dei Paschi di Siena, ma naturalmente tra le banche che hanno gettato nella disperazione con il loro crack tantissimi risparmiatori, cioè, ci sono le banche venete, quindi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Allora, io vi voglio mostrare questa inchiesta, l'inchiesta di Alessio Lasta, molto toccante, molto forte, che soprattutto ci fa capire davvero come ha funzionato questo grande inganno che ha gettato appunto tante persone che avevano i propri risparmi, i risparmi della vita, nella disperazione. Allora, vediamo questa prima parte dell'inchiesta, poi avrà una seconda parte, poi ci raggiungerà tra l'altro l'amministratore delegato di Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, un banchiere che è stato prima amministratore delegato di MPS, insomma avremo modo di parlarne tra poco, vi presenterò gli ospiti che intanto ci hanno raggiunto, ma prima l'inizio dell'inchiesta su Popolare di Vicenza. Alessio Lasta. In banca mi hanno detto o compri le azioni oppure altro credito noi non te ne possiamo fare. Questo è un maledettissimo ricatto e è ancor più un'estorsione. E mi sento veramente tradito da questa situazione qua. Auguro solamente a tutti quanti che vengano depredati di tutti i loro beni. Mi sono incazzato come una bestia, perché ho detto me l'avete spazzata come una roba sicura, abbinato al discorso del mutuo, e mi avete estorto i miei soldi. Per tutti era la cassaforte del Veneto, il posto più sicuro dove mettere i soldi, la decima banca d'Italia. Oggi la Popolare di Vicenza non vale più niente. Le azioni sono passate da 62 euro ad appena 10 centesimi. Così almeno 100.000 soci e risparmiatori che le avevano comprate hanno perso tutto. E se perdi tutto, finisci come la signora Irma, 71 anni, ex operaia, che nelle azioni della banca aveva messo i risparmi di una vita. Io non riuscivo più andare avanti, cioè non riuscivo più a capire che mi avevano portato via tutti i miei risparmi. Non mi rendevo conto che loro me li avevano portati via. Io ho tentato il suicidio, ho preso tanti farmaci perché ho detto non voglio più pensare a questa cosa, voglio che mi vada fuori dalla mia testa. Io non volevo più sentir parlare di soldi, di banca, di risparmi, niente. Non mi rassegnavo. Io andrei dentro con le mani a levarmi fuori il male che ho dentro, perché non puoi più guarire, non guarisci più. Cerco di sorridere. Mi chiedono come stai, sto bene. Andiamo a bere il nostro cappuccino nel solito bar, che mi conoscono. Però vai avanti così. Però io non dimentico i miei risparmi. Io i miei risparmi li voglio. E come si fa per averli? Qualcuno me li può dare? Qualcuno me li dà i miei risparmi che mi hanno rubato? Ecco come venivano vendute le azioni di Banca Popolare di Vicenza. La direzione faceva le pressioni, cioè ti chiamavano tre volte al giorno, ti chiamavano la mattina, ti chiamavano a mezzogiorno, ti chiamavano il pomeriggio e tu dovevi dire quante ne avevi venduto, perché, per come. A volte arrivavano anche a minacce di segarti la carriera oppure addirittura di trasferirti. Pressioni e minacce, questo raccontano due ex dipendenti della banca. Tu perché non sei riuscito a fare questo? Non va mica bene così, e allora vuol dire che questo non è il tuo tipo di lavoro. Da noi ci arrivavano telefonate, soprattutto in qualche caso mail, dove dicevano guarda che questo mese non hai piazzato l'obiettivo di vendita di prodotti e di azioni che dovevi fare, ma tu ci tieni il tuo posto di lavoro, hai capito che la banca ha bisogno di aumentare il proprio patrimonio? Eccole le mail che arrivavano a chi non aveva raggiunto il budget minimo di azioni vendute. In due mesi, dico due mesi, le vostre filiali non hanno collocato nemmeno 100 pezzi. Credo che proseguendo questo trend, qualche riflessione sulla vostra capacità dovrà essere fatta. A settembre tirerò le somme. Vediamo se a qualcuno di voi dovremo offrire l'opportunità di una nuova esperienza professionale. Oggi abbiamo inoltrato la bellezza di 120 azioni tra tutte le 18 filiali.
Ma stiamo scherzando? Verrete nessuno escluso, valutate in base alle capacità di raggiungere tutti gli obiettivi dell'istituto nel quale abbiamo la fortuna di lavorare. Arrivavano agli ordini e diceva: guarda che i mutui ipotecari noi non li diamo se non accanto non abbiamo un pacchetto minimo di azioni. Questo era il messaggio. Noi sapevamo già che quel mutuo non l'avremmo dato. Noi mandavamo avanti lo stesso la richiesta di mutuo ipotecario, di finanziamento, e la pratica non arrivava mai l'ok. Il cliente diceva: ma no, hai ancora, ma c'hai l'ipoteca. Sai, però se tu compri un po' di azioni e vedrai che tutto è più semplice. Nel momento in cui il cliente allora accettava, in 24 ore il mutuo era deliberato. Quando voi vendevate le azioni, dicevate ai clienti che loro potevano rivendere a loro volta se avessero avuto necessità economica di poter avere indietro quei soldi? Di sicuro chi non aveva ruoli importanti nell'economia locale non è riuscito a venderli. Cioè riusciva a vendere solo chi aveva agganci. Queste erano cose che succedevano dall'alto e sappiamo che i vari grossi industriali hanno venduto e quindi loro sono riusciti a non entrare nel... a salvarsi. Dov'è finito il tesoretto di Banca Popolare di Vicenza? Qui, negli stipendi dei manager che nel tempo hanno retto la banca. Gianni Zonin, presidente per quasi 20 anni, indagato per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Solo nel 2015, con la banca che perdeva 1,4 miliardi, Zonin guadagnava invece 1 milione di euro. Samuele Sorato, ex direttore generale, per 5 mesi di lavoro nel 2015 ha guadagnato 600.000 euro prima di dimettersi con una buona uscita di 4 milioni di euro, di cui 2 incassati subito. Francesco Iorio, ex direttore generale, in 18 mesi tra ingaggio, stipendio e preavviso ha portato a casa più di 5 milioni di euro prima di dimettersi, anche lui, il 6 dicembre scorso. Ci sono degli interessi che vanno ben oltre quelli che sono i rapporti di lavoro fra un'impresa ed una banca. Si davano soldi agli amici degli amici, a quegli amici che in qualche modo contribuivano poi a difendere, a sostenere chi gestiva la banca, no? Uno scambio di favori, uno scambio di interessi. La lista dei beneficiari di crediti milionari è lunga. Da Maurizio Zamparini a Francesco Bellavista Caltagirone, per un totale di 589 milioni di euro mai restituiti. C'è perfino un prete, Don Paolo Zanutella, amministratore unico di un istituto scolastico privato di Vicenza, il Cardinal Baronio. Eccolo a messa durante l'omelia. Dobbiamo tornare ai valori profondi, dobbiamo aiutare ai valori profondi. Don Paolo ha una condanna per guida in stato di ebbrezza e un processo in corso per circonvenzione di incapace. Avrebbe spinto 2 sorelle novantenni con un patrimonio di 5 milioni di euro a fare testamento anche in favore della parrocchia e del suo istituto scolastico privato. Dalla Banca Popolare di Vicenza, poi, proprio il suo istituto, Baronio, ha avuto 11 milioni e mezzo di euro mai restituiti, mentre in bilancio ne risultano inseriti meno di 6. Cioè, vorrei capire, questi 11 milioni e mezzo, dove sono finiti? Allora, in tasca di nessuno. Perché lei in bilancio scrive solo 5 milioni e 800 mila euro? Non lo so, perché non sono commercialista, io non voglio anche... Ma lei l'ha firmato però il bilancio, lei è socio unico. Io mi fido del commercialista. Cioè, un po' strana, no, come cosa questa cosa? È molto strana, perché lei... Cioè, come mai una banca dà 11 milioni e mezzo di euro... Saranno gli interessi che saranno nel tempo. No, come fanno a aumentare gli interessi? Anche parli qua, banca. Però lei è proprietario sostanzialmente del Baronio, il 55% amministratore unico, no? Va bene, basta, finito. Ma ci può dire solo questo? Non ho altro da dire. Come non ha altro da dire? Visto che è anche un sacerdote, no? Il fatto che ci sono... Basta, ho finito qui, punto, basta, per favore. Sì, ma visto che... Non ho niente altro da dire. Chiamo il mio avvocato, punto, basta. Basta, scusa, perché mi vuole importunare di più? No, non le importuno, però le voglio solo dire, umanamente, come pastore di anime, ci sono un sacco di persone che sono in Veneto in difficoltà. Nessuno ha portato via soldi, nessuno, punto, basta. E come mai lei ha beneficiato di 11 milioni? Come? Basta, prego. Ma l'istituto ha soldi o no? L'istituto in questo momento è solvente o no? Cioè l'istituto, il Baronio, è solvente o no? Padre!